tempo noi avevamo affittato un vecchio caffè di mezza periferia, ribattezzato pomposamente Bar Sport, perché era quella l'epoca dei Coppi, dei Bartali, ma anche del ritirare su con faticosa gioia le nostre case dopo averle buttate giù con instancabile cattiveria. Il babbo, che pur essendo giovane aveva già visto tutte le cose d'un vecchio, era ottimista. La guerra è finita, il paese cresce, la gente beve e questa è la nostra grande occasione. La mamma, che a forza di aspettare questo ragazzo partito per la guerra aveva già tutti i segni della vecchiaia, era invece del tutto pessimista. Che già era quasi estate e la cosa era già andata male, che poi non c'era più un soldo e i debiti si accumulavano fino a non dormire più la notte. Il bar era frequentato da studenti, speranze per il nostro futuro, ma al presente neanche un soldo spaccato fra tutti. Va bene, o la va o la spacca, dice il babbo, compriamo quella macchina per fare i gelati. E con le ultime cambiali ci arriva un catafalco di settima mano che sembrava un carro armato, un residuato bellico. Un'alta torretta con una pala che girava lenta lenta su un bancone con quattro buchi che sembrava un lanciasiluria emerso a pelo d'acqua. Le prime prove erano fantastiche. Gelati che sembravano il bacio di una fata. Poi una cinghia lenta, un ingranaggio smollato, chissà, i gelati divennero inesorabilmente squacquerosi. Lì si vide il colpo di genio del babbo. Mentre la mamma era già convinta dell'inevitabile disastro, il babbo butta nel gelato tutto quello che trova, bucce di limone, fondi di bottiglia, e poi si inventa un nome. Tiogama. Tiogama. Tiogama era un prodotto velenosissimo. Era quello che il nostro signor Nicoli sottraeva con destrezza allo zuccherificio per rivenderlo ai nostri contadinotti per far così belle le loro mietole da sembrare vasi di fiori. Il tiogama faceva una puzza che si sentiva fino in piazza. Eppure, proprio quell'orrido effluvio divenne il nostro testimone privilegiato e attrasse verso di noi le più impensabili compagnie. Mangiare il veleno assieme divenne una sorta di esorcismo di sopravvivenza e i fascistoni sopravvissuti che si riunivano di nascosto nel retrobottega del farmacista e i massoni dello studio dell'avvocato Ballini Spogli e quelli della Casa del Popolo e le beghine del prete e i ragazzi del calcio che poi andavano alla balera e i carabinieri in libera uscita e le ragazze che saltavano nelle balere, tutti venivano nel nostro bar e domandavano con fare circospetto se c'era ancora del tiogama. Questo tutte le volte era diverso, con dentro di tutto, e tutti i giorni c'era qualcuno che ritrovava in quel miscuglio del tutto casuale sapori solo a lui conosciuti e rivelati, fino al caso proprio dell'avvocato Ballini Spogli che un giorno che la macchina aveva iniziato a perdere olio e una vena scura striava il biancore del latte affermò che per certo un tale gusto l'aveva provato solo nel 30 a Monte Carlo una sera con una cantante russa. Completamente rintronati da quella puzza malefica si mangiava allegramente gelati mentre il paese sembrava slittare nella guerra civile e di mattina ci si scagliava gli uni contro gli altri. Nella calda notte ci si abbandonava al rito purificatore del gelato al tiogama. La puzzaccia cominciò a svanire, forse perché le forze dell'ordine avevano stroncato l'innocente contrabbando del nostro vicino o perché tolte le bietole non c'era più bisogno di avvelenarle di continuo. E del resto veniva l'autunno e poco alla volta tutti tornarono nei loro nascondigli segreti. E del resto noi non sapevamo più cosa buttare in quella fornace in cui tutto si miscelava squacquerandosi. Anche il nostro bar chiuse i suoi sconquassati battenti e tutto venne preso dall'ufficiale giudiziario che ci lasciò solo la macchina per i gelati, che non andava più bene neanche per un fallimento. E invece il nostro vecchio lanciamissili ci salvò ancora una volta. Dovevamo solo trovare un nuovo settore e così quello stesso impasto venne ricollocato sul mercato come intonaco impermeabilizzante per muri delle stalle.
poi come pesticida e diserbante, poi, con pochi aggiustamenti, come sapone per meccanici e camionisti, fino al successo attuale in cui siamo diventati alfieri della nuova industria cosmetica, sostenitori della fitness, della wellness, di tutte quelle cose lì che non sappiamo neanche dirle in italiano. La nostra impastatrice è ancora lì che gira e ogni volta che perde olio e salta una scheggia ci domandiamo come chiamare questa nuova linea di prodotti di bellezza. Questa, ad esempio, in cui siamo riusciti a trovare un po' delle vecchie puzze, potrebbe essere un dopo barba per uomini forti. Lo chiameremo Tio Gamma Blu.